Salve a tutti amici, oggi vediamo la differenza tra i processori di serie U e i processori di serie HQ. Ho preso queste due sigle perché sono quelle che attualmente vediamo più spesso nei portatili in vendita, ma nominerò anche l'HK. Allora, innanzitutto, cos'è la serie U? La serie U è la serie Intel a bassissimo consumo energetico. Che cosa vuol dire? Che è un processore meno potente di un processore HQ e HK, ma garantisce un bassissimo consumo energetico, quindi un portatile che si surriscalderà meno, con una batteria sicuramente più duratura e quindi un portatile più adatto al viaggio, al classico PC d'ufficio, diciamo alle operazioni d'ufficio, a coloro che vogliono risparmiare pur avendo comunque un computer buono. Perché comunque sono buoni i processori, quelli di serie U, sì, inferiori a quelli di serie HK, però ultimamente abbiamo dei processori di serie U che riescono a gestire anche qualche operazioncina pesante. Ad esempio, ho notato che il montaggio video si può fare su processori di serie U, ad esempio i 7 4510U, i 7 7500U. Notate che dopo i 7, ad esempio, il primo numero è la generazione, quindi più alto è, più alta la generazione. Questa è una parentesi, però attenzione di non farvi ingannare da i 7, i 3, i 5. Perché non è detto che un i5, ad esempio, sia meno potente di un i7, soprattutto se si parla di differenza tra HQ e U. Un processore HQ i5 sarà sicuramente più potente di un processore i7 U, perché l'HQ è appunto un processore ad alta qualità quad core, mentre l'HK, così apriamo e chiudiamo la parentesi, lo trovate meno spesso, costerà molto di più, però è un processore quad core di alta qualità overclockato, quindi è proprio il massimo da avere per un portatile con altissime prestazioni da gaming o da operazioni di montaggio video, modellazione grafica, eccetera, eccetera. Ovviamente l'HQ sì, e l'HK è preferibile, ma il costo sale notevolmente. Quindi c'è da considerare quello. Che cosa volete farci con il computer? Che tipo di operazioni farete più spesso? Perché anche lì i processori di serie U, come ho detto prima, possono fare qualcosa. Ovviamente io ora non lo so perché cambiano in continuazione. I giochi si evolvono, ne escono sempre di nuovi, programmi idem. Non posso sapere come girerà quel gioco lì con quel processore. L'unica cosa che potete fare è cercare, se lo trovate, su internet, su YouTube, una comparazione, ad esempio, nome del gioco e nome di quel processore, e vedete se nome del portatile, scusate, sarebbe meglio perché entra in gioco la scheda video. Quindi dovete cercare, ecco, il nome, il modello del portatile con quel gioco. Lì siete sicuramente perché il portatile è quello e vedrete un po' come girerà, perché appunto nel gaming conta tantissimo la scheda video, quindi bisogna vedere anche quella. Ora, detto questo, quindi i processori di serie U sono ottimi per fare un po' di tutto, i processori HQ sono ottimi per fare soprattutto le operazioni pesanti. Se utilizzerete quasi sempre internet, programmi di ufficio e qualche gioco in qua e in là, molto molto piccolo come tipologia, magari avrebbe più senso prendere un processore di serie U. Certo, accertatevi che quel gioco possa girare a settaggi come volete voi su quel processore di serie U, perché vi dico, magari a settaggi bassi ce la fa, magari anche perché la scheda video ce la fa, ecco, quella che conta, però ecco, magari a media non ci va, bisogna vedere un sacco di cose, ecco, però manteniamoci sulla storia processori. Allora, altra cosa da stare attenti: quando cercate un computer, molti fanno l'errore di vedere il prezzo e dire, ah, 1000 euro allora è sicuramente più potente. No, attenzione, perché ci sono tante cose da considerare. Ad esempio, io ho visto portatili da 1000 euro con processori di serie U medi, niente di che. Allora vi direte, perché costa 1000 euro? Magari c'ha la scheda video migliore? Non è detto, magari sì, però magari perché c'aveva un SSD e quell'altro non ce l'aveva. L'SSD, siccome alza parecchio il costo, quello va considerato, però magari uno può rinunciare all'SSD per avere un processore molto più potente, anche perché l'SSD si può inserire anche in un secondo momento sui portatili, si può sostituire all'hard disk tradizionale, quindi non è così fondamentale che sia una scelta da fare inizialmente. Quindi di solito è il design, il marchio, magari un impianto audio, queste cose possono incidere tantissimo sul costo finale. Perché ho visto appunto portatili anche messi uno accanto all'altro, tutti e due da 1000 euro, uno con un processore HQ e l'altro con il processore U. Assolutamente non c'è paragone fra i due processori. Poi all'interno dei singoli modelli, ma anche volendo tra U e HQ, potete fare i versus, quindi cercare nome del processore versus altro nome del processore e troverete tutte le schede tecniche con i benchmark,
benchmark che vi diranno esattamente la differenza in punteggio. Lì potete rendervi un po' conto che cosa si va a prendere. Ad esempio, processore TOT U che ha un punteggio di 3000, processore TOT HQ punteggio 10000, non c'è paragone, 10000 assolutamente ottimo, per dire, faccio un calcolo così. Poi il numero in sé potrebbe non voler dir nulla, però bisogna testare, ecco, bisognerebbe testare. Purtroppo così sulla carta si può fare ben poco, si può teorizzare, ci vorrebbero appunto questi benchmark video sui videogiochi, ad esempio su quel singolo modello di portatile, così potete testare insieme il funzionamento della scheda video, il processore, di tutto quello che c'è nell'insieme del portatile. Quindi HQ e HK, processori più assolutamente ottimi da comprare per le elevate prestazioni in ambito gaming e soprattutto montaggio video e programmi di grafica, o processori a risparmio energetico per chi non necessita di operazioni pesanti. Spero di essere stato chiaro, un saluto a tutti.